Signore e signori, bentornati su God of War 4. Io vorrei rientrare in casa, se possibile, perché più che altro voi vedete che mappa, qua c'è qualcosa di nascosto. Però non riesco mai a capire dov'è. Non riesco mica a capire dov'è. Forse di qua. Perché se c'è una cosa nascosta, mi fa piacere trovarla. Non si brucia né si taglia. E quindi io come faccio a distruggerla? E va bene. Ce ne andiamo, stiamo viaggiando verso la montagna. Spero che adesso si vede molto più fluido, anche perché ho cambiato qualche impostazione nella registrazione. Spero che questa serie vi possa piacere. Salta, amico! Dov'è? Ah, ma noi stiamo andando da lui? Non lo so se l'ho ucciso, non sono proprio sicuro, anche perché lui era molto forte in primis e soprattutto ha detto che era immortale. No, chi muore? Salta. Allora, ho letto alcuni consigli per diventare ricchi, che è quello appunto di... esplorare a più non posso, più che altro per... Le persone moriranno. Bisogna esplorare un sacco per trovare le cose giuste. Vedete? Qua c'è una grotta. E trovando le grotte riesci a trovare le varie cose. Poi potrebbe esserci un mini enigma. Posso darti tutte le mani che vuoi, eh? Vai, ti lancio. Vediamo se c'è altro qua vicino. Cos'è? Questo è un morto? Questo è uno morto, eh. Non è molto carino. Allora, qua spacco tutto. Non posso entrare. Aspettate. Qua c'è una ruota. Prendiamo tutto, ovviamente. Ovviamente, perché l'argento ci serve. Vabbè, era molto... Vai. Vai. Cala la catena. Adesso mi arrampico, sperando che regga quello a fare lì. Così da qua posso vedere e fare altro. Voilà! Je suis famous, amici. Su, su, frate. Non si sa ancora dove si sta arrampicando, eh. Ok. Facciamo così. Buttati. Ah, se non compare forse il tondino, il cerchio, non mi fa andare.
Se non guardi, se non guardi la zona, non ti fa andare. Non sono proprio convinto che sia di qua, ma penso che sia di qua, appunto. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'è un'altra catena che io posso tranquillamente buttare giù. Puoi buttare giù. Assamai. No, cosa fai? È matto. Vieni fra. Però se vedete i piedi li mette proprio nelle sporgenze dove ci sono. Guarda che bellezza. Mamma mia signore, guardate che panorama incredibile. Guarda. Un panorama incredibile. Tutto il tempo un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma oh già, adesso sono morti. Il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu. Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Ah, nostra mamma. Cioè nostra, nostra moglie. Noi siamo Kratos. Andiamo. Basta pensare al passato. Noi li abbiamo tagliati perché lei ha scelto appunto gli alberi della sua pira. Forse lei lo sapeva. L'ha fatto apposta appunto anche per appunto farci spronare per andare in viaggio. Quindi arriva tu, assa mai che becchi qualcosa di grosso diretti secca. Ci fanno dei giorni? Non lo so. Ok, ok. Sarà meglio. Prima dell'inverno. Perché estate? Estate, perdonatemi, non capisco, estate qua? Al mio segnale. Cosa non ti è chiaro del mio segnale? Boom! Dai, su. Nel senso faccio così e ti prendo a pugni. Ottimo. Ehi, concentra. Gli indicatori di minaccia intorno a casa segnano i nemici. Ah, ma questo l'avevo capito. Ok, raccogliamo tutto qui. Ora qua. Boom. Boom. Fra. Boom. Mantieni la passione. Voilà. Ottimo, il combattimento lo adoro. Ho anche fatto una piccola modifica al... Boom. Una piccola modifica al joystick, scusate se non parlo, ma... Voilà. Se vuoi aiutarmi, distraili. Sì, bravo. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Madonna, si spacca tu, si spacca anche l'albero. No, ok. Guarda qui. Do una rapida, punto, vediamo un po'. Guarda qui, sei! C'è un grande. Jotnar. Gigante. Sì. Conosci altre lingue? Un po'. Gigante. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Ok, ottimo. Qua c'è vita, vabbè, non mi interessava sinceramente a me adesso la vita, Però vedere qua dietro. Ah, ho trovato 7 di argento. Vabbè, niente di che. Niente di particolare, va bene. Vieni bomber. Ok. Bello che non è comunque sempre combatti, 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 eh.
È anche bello che puoi girare tranquillamente. Okay. Figlio di vacca. Nient'altro. Cadenza ai tiri, la precisione non ha freddo. Sì. Sì. Subito questo. Dai, mamma mia, mamma mia. Argento, no, che cos'è? Tocco di Hell, attacco runico leggero, una rapida scarica di energia che ferma e respinge i nemici. Attacchi runici, cioè, ho ottenuto la gemma dell'attacco runico leggero. Tocco di Hell, le gemme runiche ti permettono di personalizzare l'arma per attivare attacchi runici leggeri e pesanti. Quindi posso incastrarlo? Ottimo. Ah, quello che leviatano con la gemma e tocco di Hell. Gli attacchi nemici che sono indicati con il simbolo E. Premi il tondo per ritornare alla scheda armi. Ok. Abbiamo poca esperienza, eh. Abbiamo poca. Vabbè, dai, allora così. Scudo del guardiano. Già è vero che abbiamo anche tutto lo scudo. Figa. Questi qua ce li ho già. Lui. E anche io. Beh, dobbiamo arrivare al 500, dai. Wow, ma come hai fatto? Bello. Non posso abbassarmi. Vabbè, tanto posso spostare. Posso spostare delle pietre enormi. Aspetta. Siamo arrivati. Vedi? E allora questo è un pirla. Questo è un deficiente. Padre, aiuto. Tieni duro. Presto. Non ce la faccio. Ma sono 95 kg. No? Ci sono quasi. Non c'è andata male. Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Scusa. C'è un po' di gente intorno a noi. Altri droghe. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzi, non toccarlo. Non sono per niente morti. Allora, la difficoltà dei nemici è rappresentata dal colore del numero vicino alla barra della salute. Il colore. Mi devo mettere gli occhiali, non vedo un carabiniere. E così sembra un pirla, però almeno ci vedo. Il colore della barra della di salute del nemico varia da verde a viola, insomma di quanto potete essere più. Ricorda, preciso e senza fretta. Un altro. No, aspetta, sono un attimo disattento. Adesso aiuta, ma ci ricolpisco adesso. Non ho problemi perché riesco. Oh, che bello. Beh, il trucco è menare le mani. Mi avete rotto le palle. Ottimo, riesci quasi a... È praticamente un FPS quella... con la cosa, con la... Non mi ricordo, non so parlare con l'ascia. Questo mi dà fastidio perché con la luce mi dà fastidio. Dovrei avvicinarmi un po' di più, no? Dovrei mettermi del tipo qua. Oh, forse così riusciamo a vedere. Ma c'è qualcosa di nuovo. Ah, cosa fai? Ma sei matto? Ma io t'ammazzo. Te.
Forse adesso abbiamo abbastanza per l'abilità. No, leggi. 318. Lo so, ma io fra l'ho detto prima. Oh, leggi fra. Un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche un dio. Butta qualcosa dal muro, lassù. Sta sbucando dal muro. Corriamo via. Non mi sembra tanto forte questo qua, Qualcun altro vuole fare lo sportivo? Qualcun altro vuole fare lo sportivo? Ah! Ah! Ancora vuoi fare lo sportivo, boom volevate fare gli sportivi, che simpatici. Cosa fai? È già vero che con quadrato ti tiro la frena. Che cos'è? Vedremo, resta. Sentite anche voi, c'è qualcosa che non mi piace. Che cosa è? Andiamo verso quel canto pauroso. Ma che paura! Colpiscilo! No, senti zia, io ho appena spaccato di botte. Veleno in arrivo. Questo è veloce, eh. Colpiscila per l'amor di Dio! Non pensavo di vederla da vicino. No, ma certo, ma neanch'io. T'ammazzo, guarda, mi prendono i 30 secondi, qua tiro giù il mondo, zio. Cioè, capiscimi a me. Tu, basta. Star lì così impalato. Tu anche, basta. Non c'è qualcosa, Io devo andare laggiù a tutti i costi. Come si scende? Come si scende? Posso... Se potessi scendere... Avrebbero dovuto farlo un pelino più open world, eh? Perché... Se potessi scendere... Non so cosa possa servire, però... magari girando di qua si scende. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te lo scendo. Non ne so niente. Ah, vedete, ok. Ok. Ecco come si fa a scendere. Così poi tanto possiamo. Tanto poi potremo risalire. Questo è viola, Se uno vuole, volendo si mette qua, spamma questa cosa qua. E lo uccide come sto facendo io. Ok. Mentre stava questa. Che belle queste animazioni. Cosa abbiamo preso? Oro di oro. Lui ha fatto tutto sto casino per l'oro. Vabbè, ci sta, per l'oro. Che ci aspettano lassù. E che sono arrabbiato. Ehi. Scusa. Ma dai, fatti i cazzi tuoi. Lo so che tu fantastichi, ma non sei fantastico. Che battuta incredibile. Quindi adesso dobbiamo andare nella montagna per buttare le ceneri di nostra madre, diciamo, noi se fossimo il bambino.
Perdonami. Un altro forzierino, ottimo. Non trovo però quello lì, sapete, per aumentare la vita o altro. Non penso che ce la faranno aumentare nei primi livelli così di gioco, eh. Acciaio. Magari ci potrebbero aiutare. Ah, ma sono un pirla, sono un pirla. Dai, su. Ah, cosa c'è? C'è del fuoco, vabbè. Vabbè. Ottimo. Fai, salgo solo un secondo, eh. Cari amici. Ma qua è dove ci siamo. Allora. Questo per... Ah, per trovare un altro manoscritto dei miei maroni. Detto ciò, aprici di nuovo la mappa, vedete? Il suo nome è Rubio. Bello. Mamma me ne parlò, un Bello. guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che Sì, fosse non ci entrato in interessa, battaglia con grazie. Odino, Thor, perfino il serpente del Anzi, mi mondo. fermo un attimo a guardare. Il Thor credo di averti serpente del spaccato la mondo. testa, vedi? Ma il corpo di lui è Su, vieni. ok. Basta, anche per Ragazzo, dire, ti sei cos'è? divertito. Cos'è, una bomba? Ah, ragazzo, dai! Ho già visto questa lingua. Punti aggiunti, ok. Io di là avevo visto un forziere, ricordiamocelo. Qua c'è della vita. Qua c'è un altro forziere ottimo. Argento. Non so poi che quanto ci servirà questo argento, nel senso che cosa compriamo. Non so niente assolutamente. Lì c'è un forziere. Che vado a prendere prima. È La magia chiusa, limita la eh? magia. Ma intanto è sempre bello rompere tutto perché ci fa piacere. Io ho anche la furia di Sparta, eh. Ora ne mancano due. Mancano due. Guardalo là. Vabbè. Mi avvicino, va bene. Che bello, è tipo boomerang. Ok. Ne resta uno. Ne resta Prima uno. mi hai detto che potrebbero rapinarci. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori, chiaro? Ma so Ne combattere. Ti manca terrei fuori, uno. ragazzo. Non parliamone più. Vita, Samai. Prendiamola, ne manca uno. Ne manca uno. Cambiando magari angolazione. Guardalo là, pezzo di merda. Facciamo così. Ok, quindi facciamo così. Ah! R3. Mamma mia! Boh! Boom!
Io dovevo fare tutt'altro, amici. Basta, basta, basta. Boom, boom. Doppia combo. Bam! Ne verranno altri. Devo. Dovevo colpire. Era qua. Infatti l'avevo visto. Guarda. Sta diventando belli bastardini, Ora apriamo il forziere. Ora apriamo il forziere. Qua però dovremmo riuscire a trovare una mela, spero. Non ho capito. Una mela, ottima. Ne mancano ancora una e abbiamo la vita aumentata. Ottimo, ottimo. Lassù vedo qualcosa da per salire. E io sapete che non resisto. Devo andarci. Non posso aprirlo. Strano che non posso aprirlo, Piace un sacco a me esplorare così a muzzo. Non vedo niente lassù. Lassù ci arrivo. Posso veramente fare cose molto fighe. Sì, questo mi fa molto piacere a me. Questo mi fa moltissimo piacere. Allora, facciamo qua. Mako, seguimi. Snista! Andiamo. Snista! Il problema è se ne lascia non torna più. Quello potrebbe essere una grana. Non riesco mai a trovare. Volevo passare da quel forziere là. Vabbè, mi accontento di questo, dai. Questo soprattutto per l'argento, Credi che sia sicuro? Soprattutto per l'argento. Ah, questi vasi, ma è una botta. Infatti, 4, vabbè, 4 fa ridere. Però. Guardate quanta gente. Io però prima di andare di qua direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Anzi, potremmo. Abilità mie. No, Leviatano magari no. Neanche lo scudo. Combattimento esperto. Abilità nascosta. Feroce. Artreus può sperare una serie di attacchi straordinari quando i nemici sono nelle vicinanze. Quando Artreus strangola un nemico può eseguire una combo. No, questo qua non lo vedo ancora. Non lo vedo ancora abbastanza. Non mi piace tanto. Premi due volte l'uno per spostare la guardia al nemico. Questo potrebbe essere ottimo invece. Oi! Io direi ragazzi che l'appuntamento di oggi può finire qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, a dopo!